Buon mercoledì a tutti. Avevo voglia di ricordare assieme a voi i momenti vissuti nella giornata di ieri, una giornata molto convulsa col presidente Conte che, come tutti sappiamo, si è presentato al Senato con una risoluzione con alla base la fiducia per il suo governo. Io ho avuto la fortuna di intervenire in discussione generale e ho ricordato quanto di buono è stato fatto dal nostro presidente Conte con l'apporto del Movimento 5 Stelle sia nel Conte 1 come nel Conte 2, il DL Genova, ho ricordato il DL Semplificazioni. Ho ricordato come sia importante andare avanti perché stiamo presentando il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia all'Europa nell'ambito del Next Generation EU ed è importante portare tutti questi miliardi a casa, sono 222 che noi prospettiamo. Perché abbiamo tante cose da fare, per esempio ho ricordato le infrastrutture per una mobilità sostenibile, per superare il gap infrastrutturale nord-sud, interventi nella sanità, interventi per l'inclusione sociale, interventi per l'innovazione, per la digitalizzazione, per la cultura, per l'istruzione e la ricerca, per la transizione ecologica. E poi, come non ricordare, infine, quanto accaduto nel finale convulso di ieri sera, quando proprio allo scadere due senatori Nencini e Ciampolillo si sono presentati a votare, la presidente Casellati non li voleva accettare. Abbiamo ricorso al VAR e quindi con la moviola alla fine la presidente Casellati li ha accettati e i voti favorevoli per la fiducia a Conte sono ben 156, molto prossimi a quel valore 161 che è il valore di maggioranza assoluta che sono ottimista si raggiunga e si supererà proprio nei prossimi giorni. Grazie a tutti quelli che credono che Conte sia ancora la proposta unica valida per aiutare l'Italia a uscire da questa crisi senza precedenti. Conte non mollerà e noi non molleremo.